Amici del ciclismo, buonasera, ben ritrovati. Bici Mon Amour per trattare tutti i temi del ciclismo nazionale, il ciclismo dei prof, il ciclismo amatoriale con i nostri ospiti studio. Subito Danilo Cinquino e Diego Martelli, che ringrazio in regia e alla telecamera. Un saluto e ben ritrovato Andrea Masciarelli. Ciao Andrea, buonasera. Buonasera a tutti. Umberto Capozzucco, organizzatore, parleremo diffusamente di quella che sarà una classicissima del mondo amatoriale, sabato appuntamento a Nereto con il trofeo Valvibrata. Ciao Umberto, buonasera. Grazie dell'invito, buonasera a tutti. Tornato a trovarci Matteo Rabottini, Team Meridiana, parleremo di quello che sarà il tuo finale di stagione con speranze importanti per il prossimo anno. Ciao Matteo, buonasera. Buonasera. Maurizio Formichetti, ciao Maurizio. Buonasera. Un po' stanco per la pedalata di oggi? No, sono stanco per tante altre cose, non per la pedalata di oggi. Ho capito, vabbè, cominciamo subito la nostra puntata. Comincio con te, Maurizio, perché ti voglio chiedere un commento su quello che è stato, parliamo di professionisti, il campionato italiano di sabato scorso a Boario, dominato, forse un po' a sorpresa per la modalità con cui è tenuto in salita, da Elia Viviani contro una Bahrain Merida che ce l'ha messa tutta, ma insomma, secondo e terzo con Visconti e Pozzolivo. Guarda, è stata una sorpresa per tutti, Viviani campione d'Italia, anche guardando l'esito della gara, lo svolgimento, non tutti, io per primo che stavo guardando la TV non credevo che Viviani potesse reggere così in salita, su quella salita che è anche importante, vuol dire che c'è una condizione strepitosa, sin da inizio stagione ha vinto 14 gare, per vincere 14 gare vuol dire che hai una gamba speciale, da premettere che il giorno dopo, non pago della vittoria al Camion Italiano, si è presentato alla partenza della Madonna delle Dolomiti, questo ti fa capire anche la serenità che questo ragazzo ha, diciamo che su questo arrivo aveva due concorrenti della stessa squadra, Pozzolivo e Visconti, non sono due corridori così semplici, eppure lui è riuscito a stare lì e poi a battere Visconti in volata, che comunque non era scontato. Allora, stiamo rivedendo proprio le immagini di quello che era il muro finale, ecco, qui inizia l'azione di Pozzolivo. Viviani, con un'agilità impressionante e anche con un'apparente facilità, sta dietro a uno dei migliori scalatori del Giro d'Italia. Ce le facciamo commentare da Matteo Rabottini e da Andrea Masciarelli, ovvero da due corridori, questa azione di Viviani alla ruota di Pozzolivo. Chi vuole iniziare? Ma Matteo. O è Pozzolivo che va piano e lui che va fortissimo? Secondo te? Viviani che va fortissimo. Quest'anno per lui è stato un anno super. Ha iniziato a vincere da febbraio il tour da un under, se non mi sbaglio, fino al 30 di giugno che si sono svolti i campionati italiani, quindi ha fatto un inizio di stagione pazzesco. Spero per lui che adesso si riposi e poi prepara al meglio il finale di stagione. Cominciando dall'Europeo di Glasgow, tu Andrea che idea ti sei fatto su questa azione di Viviani a ruota di Pozzolivo? Ma se vediamo uno scalatore come Pozzolivo fare la differenza, lui Viviani che rimane a ruota, sicuramente Viviani è una condizione invidiabile a tutti. Sicuramente lo strappo finale non era lunghissimo proprio da scalatore, quindi diciamo che Viviani non è soltanto un velocista. Lo scopriamo con il Camion Italiano come corridore completo, ma diciamo che forse lui se lo aspettava già da tanto tempo, l'aveva messo già in mente da tanto tempo questo campione italiano. E, come dicevo, secondo me non è soltanto un velocista. Tra l'altro ha anche dimostrato quella maturità necessaria per vincere corse con chilometraggio lungo, sopra i 230 km, Andrea. Sì, vabbè, abbiamo visto già la Gambevelgem che è andato molto vicino al successo. Secondo me è un corridore, dopo questo campione italiano lo vedremo a tantissime altre classiche fare sicuramente bella figura come ha fatto domenica, o sabato, scusa. Umberto, tu che idea ti sei fatto di questo campione italiano? Ma io mi sono fatto dell'idea che Viviani è in una strepitosa condizione fisica. Io lo vedo molto bene al campionato mondiale che si farà a settembre. Viviani.
Perché no? È un po' troppo duro per Viviani, dai. Ma guarda, io l'ho visto salire dietro Pozzovivo con un'agilità pazzesca, mi sembrava Froome nei tempi migliori. Magari forse più l'europeo di Glasgow, forse diciamo che però il suo vantaggio è stato che la salita era un po' corta, non era una salita di qualche chilometro, probabilmente sicuramente si sarebbe staccato. Maurizio, però... poi il finale con i tentativi dei due Bahrain dietro i tuoi Santa Romita e Canola che non ce l'hanno fatta rientrare. No, però se guardiamo un attimo lo svolgimento della salita, diciamo che quello che è andato più forte dei tre è stato Visconti, perché lui era dietro e ha dovuto fare una grandissima azione per riportarsi sui due, poi in discesa riposato e onestamente, nonostante Viviani potesse essere sicuramente sulla carta il più veloce, io credevo molto in Visconti, perché lui è un vecchio marpione del ciclismo. Infatti se guardiamo bene la volata, non è che c'è stata questa grande distacco fra Viviani e Visconti, però sai, alla fine ha vinto lui e è importantissimo. Anche perché Visconti sì. Non ne sbaglia uno di campionato italiano. Santa Romita e Canola. Santa Romita e Canola. Canola è, diciamo, che il nostro corridore di punta e su cui facciamo affidamento abbiamo fatto affidamento sin da marzo fino ad oggi. E Santa Romita ha avuto degli alti e bassi, è andato forte in alcune corse come la Tirrenia Adriatica, è andato veramente forte. Poi comunque io l'ho detto già altre volte e mi ripeto, purtroppo questa differenziazione che c'è fra il ciclismo a oggi, che c'è un ciclismo veramente spettacolare di Serie A come il World Tour e poi c'è la Professional, le Continental, purtroppo quando vai a gareggiare con i corridori importanti come le squadre World Tour, i chilometraggi, chi partecipa, corre con squadre professionali continua, si trova in difficoltà. Però Maurizio, anche guardando lo sguardo di Canola all'arrivo, secondo me con questo terzetto ci poteva stare, cosa è mancato? Bisogna chiederlo a lui, perché quando è arrivato ha detto mi sentivo bene, però se ti senti bene poi fai... dietro in classifica gli è mancato il giro famoso e purtroppo gli sono mancati i chilometraggi, quello che io vado dicendo da tempo, purtroppo se non vedi la volata è stata veramente combattuta, bisognerebbe tornare a una parificazione del ciclismo, ma penso che ciò sia impossibile, perché ormai si va verso un ciclismo di elite esasperato, squadre da 20-25 milioni di euro. Eccolo Cano, Santa Romita è arrivato davanti a lui. Penso e credo che sia molto difficile tornare all'antico ormai. Maurizio, poi parleremo diffusamente del Tour de France e vorrei la tua opinione sulla sentenza che è stata data dalla WADA per quanto riguarda il caso di Chris Froome. Ora entriamo nello specifico con i nostri ospiti, perché Andrea e Matteo, devo chiedere un po' come va la loro stagione. Andrea è un grande triatleta, Matteo ha fatto molto bene in Croazia e si prepara al finale di stagione, Umberto ci parlerà della classicissima di Nereto che si disputerà sabato. Andrea, cominciamo con te, come va questo triathlon? Ma diciamo che mi sono divertito abbastanza. Adesso, però so che vai anche forte. Diciamo, mi difendo. Adesso diciamo, ho poca voglia di soffrire, quindi sto un po' a riposo. Mi diverto un po' con gli allievi, mi alleno con gli allievi del team che abbiamo, con mio nipote e con gli altri ragazzi. E per il momento sto bene così. Allora Andrea, ricordiamo come funziona il triathlon. Nuoto, bicicletta, corsa. Il triathlon, i 70.3 che sono quelli non... 70.3 sono i mezzi triathlon, i mezzi Ironman, diciamo. Vai, dimmi un po' i chilometraggi. 90 km, allora sono 1,9 km di nuoto, 90 km di bici e 21 a piedi. Quindi una passeggiata. Invece l'Ironman sono 3,8 di nuoto, 180 di bici e 42 a piedi. Chi vuole provare tra Umberto e Maurizio? Poi c'è il triathlon olimpico. Che si fa alle Olimpiadi, che sono 1,5 di nuoto, 40 di bici e 10 a piedi. Chi vuole diciamo provare? Che dura anche l'Olimpico, perché l'Olimpico è più corto ma si fa più diciamo a tutta. Chi vuole provare, quindi... Umberto, Maurizio o Matteo? Un po' di triathlon. Umberto, vuoi provare tu?
Ti ringrazio, Matteo. No, non ho più l'età per farlo. Sì, quando Ho visto sui social che nuotare sei bravo. No, nuotare è l'unica cosa che non mi riesce bene, se no correre. Purtroppo il nuoto al fiato è fondamentale. Tu Maurizio come sei messo? Io no. Non ho mai pensato di fare triathlon, ho partecipato sia come organizzatore qua a Pescara, come aiuto organizzatore del settore ciclismo, ho fatto un paio di volte la staffetta, ma niente più. A piedi ti difendi bene però, eh? Sì, a piedi mi difendo, ma ogni tanto faccio l'inverno specialmente, mi piace correre le gare sui 10 km, anche la mezza maratona, però solo quella, il resto non ce la farei, perché gli anni passano. Come si prepara un triathlon, un 70.3, Andrea? Ma ci sono vari metodi. Chi ha tempo, prima di tutto ci vuole il tempo. Se hai tempo a disposizione puoi fare due allenamenti al giorno e giustamente ci vuole qualcuno che ti segue, non puoi fare tutto da solo. Io personalmente diciamo che nuoto una volta a settimana, due volte in bici e due volte a piedi. Però per preparare un Ironman ci vorrebbe molto di più. Io diciamo da ciclista sono un po' diciamo matto, perché per fare certe gare devi avere una base già dall'inverno, invece l'ultimo mese cerco di fare tutto un po' in fretta alla fine. Ma in un Ironman hai detto 1,8 km a nuoto. Gli Ironman 3,8. No, scusami, nel 70.3, 1,9 km a nuoto. I primi quanto impiegano? 23-24 minuti. Andrea Masciarelli quanto impiega? Mezz'ora. Che però poi recupera in bici? Dipende. Dagli amatori sì, poi il livello professionistico degli atleti è molto alto. Quindi si fa fatica a recuperare in bici. Sì, anche perché è molto diverso, noi che siamo abituati hanno tutto un altro stile loro. Sì, si va molto di passo, ma pensare che un triatleta in un Ironman come Kona, un mondiale, con 1800 metri di dislivello si arriva a fare 43-44 di media e poi corre una maratona a 2,36. Facciamo una cosa, Andrea, raccontaci quell'aneddoto che mi hai detto a microfoni spenti sul vincitore del Giro del Delfinato di 2 anni fa, Andrew Talaschi. Sì, Talaschi vinse il Delfinato 3-4 anni fa davanti a Contadorna. Sono un anno e mezzo che si allena solo per fare il triatleta. Ha fatto una gara in California. Parliamo 70. Di 70.3, quindi 90 km. In bici ha preso 3 minuti dal primo. E parliamo di uno che è stato un campione. Quindi per far capire che il livello... Tra l'altro Talaschi a cronometro andava anche bene. Il livello è altissimo sia negli amatori che nei professionisti. Quindi Matteo non puoi vincere al triathlon in bici. No, per me è troppo sacrificato, faccio fatica ad allenarmi in bici normalmente. Che triathlon hai messo nel mirino, Andrea? No, adesso ho fatto Lanzarote a maggio e Pescara un mese fa, adesso diciamo non ho niente in mente. E invece ha molto in mente per sabato Umberto Capozzucco. Abbiamo il volantino, Danilo Cinquino, parliamo di ciclismo amatoriale con Umberto Capozzucco, eccolo qui. L'ottava edizione del trofeo Val Vibrata città di Nereto è una classicissima abruzzese per il mondo degli amatori, una delle gare con più iscritti, un bel circuito, tra l'altro leggo, e questo immagino faccia tanto piacere a Maurizio Formichetti che oggi si è arrabbiato nella nostra ricognizione che vi mostreremo lunedì prossimo, manto stradale completamente rifatto. Ma Umberto. non completamente rifatto. Perché io leggo completamente, quindi. Sì, quello è un volantino che è stato messo un po' frettolosamente qualche mese fa. Comunque il percorso diciamo è stato abbondantemente rifatto, dove lì purtroppo sapevamo come era la condizione del salinello, anche perché prima di fare la richiesta siamo dovuti andare alla provincia per darci la certezza che sia fatta i lavori entro la data prestabilita. La certezza ce l'hanno data, infatti il salinello è stato rifatto quasi totalmente. Riprendiamo dopo 2 anni il percorso tradizionale di questa manifestazione, che è una delle più belle gare che si fa in Abruzzo per quanto riguarda l'organizzazione della manifestazione, dove si ha quasi una gara per dilettanti ad alto livello, dove ci sono delle persone a Nereto che si danno molto da fare che questa manifestazione riesca nel migliore dei modi. Comunque voglio ricordare che la gara partirà alle ore 14:30, che partiranno
tutta la seconda serie, poi la M6, M7, M8 e le donne. Verso le ore 16, 16 e qualcosa partiranno tutte le altre categorie di prima serie. Oh, io vedo una cosa, vedo Umberto, sì. Sicuramente se dovesse venire Maurizio Formichetti c'è un premio per lui, perché leggo... Sì, perché quest'anno abbiamo messo qualcosa in più per... Ecco, io leggo, all'ultimo classificato delle due gare verrà assegnato il premio maglia nera. Ma non credo che Maurizio faccia queste belle figure, sicuramente no, perché Maurizio conosciamo bene, è uno che... E quando si impegna pedala, pedala forte, pedala. Maurizio, perciò non abbiamo questa... Ti ho assegnato un premio. Ma guarda, non ti rispondo. Ma solo, perché... solo se ci... Allora... Vedi, mo ti spiego una storia, una cosa. Questi due signori che stanno qua, li ho portati in braccio tutti e due e sono orgoglioso dell'amicizia che ho con le loro famiglie. Di conseguenza, io il ciclismo l'ho fatto pedalato, non parlato. Ma io lì ti ho detto che c'è un premio per te. Ti ho detto chiusa parentesi. Io lì ti ho detto che c'è un premio per te. Le chiacchiere le fanno gli altri. Io nella vita, ciclisticamente, almeno qualche cosa, anche se non sono stato un ciclista, però qualche cosa di bello. Di bello la diciamo parte. Vai ancora bene, quando abbiamo fatto la ricognizione su Gran Sasso, no, ma Matteo, sono stato anche ancora... sono stato anche, lui lo sa, sono andato a farmi la quebrante huesos in Spagna. 200 km, 4.000 metri di giro, ci ho messo 7 ore. Penso che questo non è soddisfacente. Però tornando a Umberto, c'è un premio possibile per l'ultimo poi, classifico. Sai, ma poi dopo ci sarà... Giuseppe Fonsi è orgoglioso di essere magliani, voglio essere magliani. Allora ci vediamo sabato, corriamo insieme. Mi dispiace però che sabato non vengo, perché io ormai ho deciso da tempo che non gareggio. Non e anche se ti invita Umberto però, ufficialmente. Però dai, no, una tua presenza... Io non gareggio anche, più. Anche non gareggiamo. Non lo so, dai. Anche la tua presenza ci fa sicuramente piacere. Torniamo a noi, la gara. Torniamo alla gara, come dicevo, 14.30 la prima gara, la seconda gara alle ore 16.30, premiazione a non finire, cioè premi per tutti, ristoro per tutti gli atleti. Ecco, noi non facciamo altro un appello di una massima partecipazione, ma non c'è neanche bisogno di fare questo appello perché oramai questa gara, diciamo, va da sola. È una manifestazione molto conosciuta non solo in Abruzzo ma nelle regioni limitrofe, perciò possiamo stare tranquilli. Ecco, l'unica cosa che noi cioè, che io ho voluto è la certezza della sicurezza per gli atleti. Questa è la massima, il massimo pensiero che ho, che quando finisce la gara voglio stare tranquillo, che non succede nulla. Tre giri per la prima gara, quattro giri per la seconda, il percorso è ondulato all'inizio, ondulato, poi discesa del Lago Verde, leggera salita verso Villa Ricci, poi andiamo verso facciamo il Salinello, poi andiamo a Villa Ricci, bivio di Garrufo, bivio di Sant'Omero e poi c'è lo strappetto che sale a Nereto, dove faremo i tre giri e poi c'è l'arrivo in via Roma, come di solito tutti gli anni. L'appuntamento per sabato alle 14 il raduno, aspettiamo un pomeriggio tutti di corse. Quanti presenti a questa bellissima manifestazione. Dopo la pausa pubblicitaria il Tour de France con tante considerazioni che faremo con i nostri ospiti. Tour de France che scatterà sabato con la prima tappa. Eccoci, scatta il Tour de France, come detto sabato, avrà regolarmente a via il dorsale numero 1 Maurizio, che è il dorsale di Chris Froome. In settimana è arrivata la decisione. Chris Froome assolto per non aver commesso il fatto. Hanno messo a cuocere il pollo si è bruciato, è uscito solo fumo, niente arrosto. Purtroppo è così, io onestamente sono, non dico dispiaciuto, sono sconcertato da questa sentenza, d'altra parte ci sono i presupposti affinché Froome abbia ragione la Sky pure, però a questo punto vorrei tornare un attimo indietro. Altri corridori sono stati penalizzati per lo stesso motivo, uno ha perso un Giro d'Italia e due sono stati squalificati per un anno. Uno un grandissimo atleta, bravissima persona come Alessandro Petacchi, che è il terzo plurivittorioso in Italia, e poi lo stesso Ulissi. Però sai, come dicevo prima, oggi il sistema del ciclismo è cambiato, il peso di una società importante come quella che sponsorizza Froome è importante. Adesso lui correrà, sicuramente i francesi non l'hanno presa bene questa notizia, tant'è che si paventava, se non fosse uscita questa sentenza, di non far partire
l'inglese al Tour de France, anche se poi facendo un ricorso al TAS, come è accaduto anche per Bonen qualche anno fa, sicuramente sarebbe stato riammesso. Però io do atto solo di una cosa a Froome, che praticamente in un anno solare lui correrà, in un anno non solare, in un anno proprio di tempo correrà 4 grandi giri, ha corso il Tour e l'ha vinto, ha corso la Vuelta e l'ha vinto, correrà il Giro e lo ha vinto. Quindi Chris Froome è un campione, questo è fuori discussione. Chris Froome è un campione, oggi ho avuto occasione di vedere una sua foto a riposo, è impressionante, ha delle gambe e delle braccia completamente muscolose e svenate, questo fa capire che cosa è oggi il ciclismo. Poi consideriamo che con il fatto che ci sono stati i campionati del mondo, il Tour de France ha avuto uno slittamento di una settimana e questi ulteriori giorni hanno favorito e non poco il recupero per chi ha partecipato al Giro d'Italia. Una settimana in più per evitare la concomitanza con il Mondiale di calcio. Anche se poi qualche semifinale e finale solamente, la prossima settimana. Solo semifinale e finale. Chi lo vincerà il Mondiale di calcio, Maurizio? Dammi una risposta secca. Ma guarda, secca. Belgio. Il Belgio? Sì. Già domani sera puoi aver perso il pronostico. Va bene, io se avessi azzeccato tutti i pronostici sarei multimiliardario. Va bene. Gente. Che idea vi siete fatta sul caso Froome, Andrea, Umberto e Matteo? Ma come ha detto Maurizio, stesso pensiero va a Petacchi e Ulissi. In questo caso la legge non è uguale per tutti. Poi non so se il Team Sky ha parecchi soldi per dimostrare, diciamo che ai corridori questa cosa non è andata tanto giù. Io alzo il ditino, alzo il ditino, ma non perché sono di parte, ma perché ho visto la motivazione, ma come è stato assolto Froome. È stato assolto perché è stato riconosciuto innocente. Ulissi prese la squalifica perché lui ammise la sua negligenza. Il pool di avvocati e di medici ha dimostrato che quel dato di Froome era una disidratazione del corpo e quindi non ha avuto nessuna negligenza. Ma se quei soldi li avesse avuto pure l'Ambre quando guardavo Andrea, io Francesco si stavo chiamando tutti i familiari. Andrea ha detto una cosa giusta, ma lui la potenza economica di Sky, non la potenza politica, perché sennò tutti quanti. Potenza economica che ha avuto attorno a Froome una miriade di scienziati, di dottori, di fisiologi che hanno dimostrato che quel dato. Quindi hanno speso più. Sì. Ogni squadra in Italia per fare il caso. Il problema è che se, come ha detto Andrea, se all'epoca Ulissi con la Lampre, Petacchi con la fassa a bortolo e Contador, mi sembra che correva Contador è il clenbuterolo che non c'entra. Guarda, nulla con i puffi. Sono due medicinali tecnicamente ma il clenbuterolo però non si fa con i puffi. Ma no, il sublimato si può anche fare quello che ha preso. Però lui dice che ha fatto i puffi. Vabbè, ma in tutti i modi non ci sono problemi, è stato assolto. No, poi non ci dimentichiamo di Armstrong quando aveva vinto. Però non vuol dire non è stato, se immagini ci sono quando si spruzzava. No, però tu due puffi li puoi fare. Vabbè, dai. Posso dire una cosa? Perché no, tre? Io penso che usciamo fuori un attimo da questo seminario. Chris Froome è un campione. Diciamo che Chris Froome ha dimostrato di essere un campione e voglio dire una cosa fondamentale, che noi qua, io a fianco a me ho un corridore che è tuttora in attività, ho un corridore triatleta, ho un organizzatore, un semplice appassionato di fronte a me, ho un ottimo campione cicloamatoriale, vice campione d'Italia giornalisti. Dico che noi quando veniamo qua in trasmissione non veniamo qui per difendere i ciclisti, ma veniamo qua per parlare di ciclismo. Poi se qualcuno al di là del tubo catodico sia ancora una televisione di anteguerra oppure dietro il plasma, noi non facciamo oggi in forma Maurizio no, noi non facciamo né retorica e né vogliamo difendere, noi parliamo di quello che è. Se il ciclista è dopato va esaminato e condannato. Matteo, se il ciclismo non è dopato va salvaguardato. Non si può fare tutto un erbum fascio, purtroppo nell'immaginario collettivo ciclismo uguale doping, non è così. Matteo, tu hai avuto problemi, hai scontato la squalifica, sei tornato a correre. Tu che hai scontato una squalifica, che idea ti sei fatto sul caso Froome? Il caso Froome, quello che penso purtroppo non lo posso dire,
però ha ragione Andrea che il sistema purtroppo è quello che abbiamo visto nel caso Froome. Chi ha una potenza di avvocati, di Potenza economica. potenze economiche, riesce a trovare il giusto Mix. mix per uscire, perché giustamente se tu hai 10 avvocati messi insieme riescono a risolvere il problema. Giustamente se tu sei da solo, ti devi arrendere. Ti ricordi O.J. Simpson? Quello Come? praticamente fece fuori la moglie. Con una miriade di avvocati di alto livello fu assolto. Qual è la differenza? Che essendo stato assolto, una volta non può essere più condannato per lo stesso reato. Io resto dell'idea che Chris Froome è un grandissimo No, ma campione. noi non sicuramente discutiamo. No, quello è ma lo noi non spruzzino, non ti fa discutiamo. vincere un Giro d'Italia, perché comunque è una cosa che fanno anche i bambini quando non è che ti cambi la cilindrata, comunque devi essere sempre forte. Però il fatto sta che se hanno squalificato Petacchi e Ecco, Ulissi la stessa voi cosa, non è giusto che dite che Froome Petacchi e finiva. Ulissi non aveva quel pool di avvocati per permettere di dimostrare la La sua sostanza che innocenza. dove l'hanno preso è la Sicuramente. stessa, quindi non vedo perché se l'hanno trovata, se c'era nelle urine, sicuramente l'ha preso. Parliamo di Tour de France, parliamo. Maurizio, tra un po' ci devi salutare perché hai un impegno programmato e quindi devi andare via, però con te vorrei iniziare, con tutti i nostri ospiti, a parlare del Tour de France che scatterà sabato. Scatterà sabato con una tappa per velocisti, saranno tante nella prima settimana. Primo giro, cominciando dai nostri, da Andrea. Chi vedi favorito per questo Tour de France? Andrea. Diciamo sulla carta Froome, ma io penso Quintana. Umberto. Ma guarda, quello che dice Andrea, Froome credo che sia il primo candidato alla vittoria finale. Matteo. Anch'io penso Froome. Maurizio. Beh, Froome sicuramente è il candidato numero uno, c'è Quintana, candidato numero due, però all'interno della Sky c'è un corridore che se l'hanno portato, un motivo c'è, un 21enne che si chiama Bernal. E su alcune tappe, in special modo quella tappa che parlerà da Bagnères de Lucones, che faranno subito il Paris-Sud, una tappa di 65 km, Non la francesi. faranno con la velocità che l'hai fatta tu qualche settimana fa, questo è sicuro. Ma tu che ne sai, c'eri, non c'eri? Appunto, ti so Chiedi per una volta che ti ho fatto un complimento. Chi c'era con me, ti fai Ah, dire. ti ho fatto un Però ti posso complimento ti per dico una volta. sinceramente una cosa: il Tour de France è. Che se ne dica, sai, le salite ci sono. Io qualche salita la settimana scorsa le ho fatte anche in sequenza, come le faranno loro, e considerate il caldo che farà. È un Tour de France duro, A me piace importante. tanto il nome che ha fatto Andrea Masciarelli, Nairo Quintana, l'ho visto al Giro di Svizzera, pedalava sempre davanti in pianura, in salita, aveva una gamba, ha vinto la tappa più dura. Sono d'accordo con Andrea, Sai ma. cos'è che Froome è il favorito, però ha fatto 3 giri di fila, questo è il quarto giro. Secondo me vuole bissare il 4 giri record. insieme sono duri. Certo, la squadra, io oggi ne parlavo con Maurizio Io ho visto la pedalando. squadra, è pazzesca. Ecco, esatto, Cioè. perché io ne parlavo pedalando oggi con Maurizio qui per le colline del Pescarese. Bernal. No, ma aspetta, Maurizio, andiamo con Puls. ordine. Inizia la salita Moscon, poi tira Woodpulse, Puls. poi tira Kwiatkowski, poi tira Geraint Thomas, poi tira Bernal e poi parte Froome. Io penso che di questi Ma sei. anche la Movistar, Landa, Valverde, Quintana Non so, e. sai cos'è, però la Sky c'ha più un gioco di squadra. La Esatto, Movistar, sono tre se capitani. tre Sì, però capitani, dobbiamo se pensare anche riescono che il a. tour sono le prime 10 giorni, diciamo, non è molto duro. La selezione la farà sicuramente i ventagli perché è un percorso Io ripeto, difficile. una squadra a livello di Sky La c'era la direi. Barè Merida, Nibali, Pozzovivo, Pellizzotti, i due fratelli Zagir. Kroon, vabbè, il velocista Però comunque farà Maurizio non a corsa per livello conto della suo, Sky, dai. ma no. non è a livello di Sky, non lo so, adesso Diciamo, vedremo. il percorso nei primi 10 giorni è pericoloso perché ci sono tappe di pianura con vento, C'è la cronometra quindi squadre. tutti pensano all'ultima settimana dove ci sono le salite, ma anche l'inizio diciamo, è Il problema è che quando rimarranno in 30 corridori ci saranno 6 uomini Sky, sicuro, e della Bahrain. Bahrain sicuramente ci sarà Nibali con i fratelli Zakir, secondo me, perché i fratelli Zakir non hanno corso pochissimo, quando hanno corso sono stati sfortunati come al Catalogna che si sono praticamente scontrati fra di loro, anzi il Paese Baschi si sono scontrati fra di loro. Io penso che Nibali
Perché al giro non li ho visti competitivi. No, di non Bahrain. Sono stati competitivi, però comunque quando rimanevano pure 15 corridori rimaneva sempre solo Pozzovivo. Ma hanno cercato solo e semplicemente di giocare sul Tour de France. Tanti hanno giocato così. Sky c'ha 30 corridori, può giocare come vuole. Normale che al giro ha portato Pols e Elisonde. Elisonde che è andato fortissimo e From, però qua ha corridori di una valenza superiore, però sai, vedremo a fine luglio chi arriverà prima a Parigi. Andiamo a vedere con Danilo, abbiamo preparato un po' di altimetrie di quelle che abbiamo scelto come tappe chiave, Maurizio, di questo Tour de France, le commentiamo insieme e poi ti salutiamo. Questa è la prima tappa chiave perché è la tappa di Roubaix, dove verranno affrontati tanti tratti caratteristici della grande classica che è appunto la Parigi-Roubaix, con tanti ventagli. Qui Andrea Vincenzo Nibali, nel Tour vinto in maglia tricolore, fece la differenza. Sì, poi bisogna vedere se quando c'è pavé, bisogna vedere se piove, se è asciutto. Abbiamo visto Nibali che quando piove va forte, quindi se il tempo è un po' incerto, lui è sicuramente più favorito rispetto agli altri, rispetto a un Quintana, rispetto a un Froome. No, intanto adesso li abbiamo tutti. No, ma ci arriviamo, Maurizio. Volevo sentire anche Matteo e te su questa tappa. Matteo, tu hai fatto il pavé? Sì, l'ho fatto, però ti posso dire che questa tappa può creare più distacchi di una tappa di salita, perché se capita una giornata storta con acqua, vento, una di queste tappe sono massacranti. Sono 15 tratti di pavé, Matteo, peccato non è stato inserito il classico Carrefour dell'Arbre, però ci sono tutti gli altri. Ma Vincenzo ha fatto anche la campagna del nord, quindi se l'ha fatta proprio per sapere più come si va sul pavé. Diciamo che già 2-3 anni fa, quando ha fatto la tappa al Tour, è andato molto bene. Poi quest'anno, facendo le gare, sicuramente sarà migliorato. Andiamo con le tappe alpine? No, questa è la tappa dell'Alpe d'Huez, Maurizio. No, è con le tappe Pirenaiche. No, ma ce l'abbiamo tutte. Vediamole con ordine. Questa è la tappa dell'Alpe d'Huez. No, aspetta, torna dietro, Danilo. Prima dell'Alpe d'Huez c'è la Crux de Fer, che è una salita molto dura. L'ho fatta sempre in un triathlon 2 anni fa. E l'Alpe d'Huez, diciamo che è una salita molto pedalabile. Lunga ma pedalabile. L'Alpe d'Huez? L'Alpe d'Huez è pedalabile. Beh, no, l'8% medio. Ma non è. Ci sono tratti pedalabili e tratti più impegnati. Però se ci sono tratti dove si va col 53. Allora, le salite sono il Col della Madeleine, 25,3 km al 6,2% di pendenza, e il Col della Croix de Fer, 29 km di ascesa al 5,2%. L'Alpe d'Huez, 13,8 all'8,1%. Diciamo che l'Alpe d'Huez viene alla fine, quindi se partono forte, come partono. Questa potrebbe essere una tappa decisiva, Maurizio? No. La salita da Croix de Fer da questo versante è facilissima, dal versante dove scendono è importante. La situazione è che loro arriveranno giù, passeranno sulla diga, arriveranno a Borg d'Osagne, tra la discesa e l'inizio della salita saranno 5-6 km, imboccheranno subito la salita. Questo potrebbe essere un vantaggio per chi è un grande scalatore e ha un'ottima gamba. Ma poi c'è il Col dell'Iseran a seguire. No, ma prima... l'Iseran non viene fatto. No, l'Iseran non c'è quest'anno. Come non c'è? Non c'è, l'Iseran non c'è. Controlla un attimo. Andiamo avanti Danilo, no, l'Iseran non c'è. Questa è la tappa tua dei Pirenei, ecco, questa è quella di 65 km, va Maurizio. Questa partiranno a scaglioni, e se i primi 20 in griglia, poi a seguire gli altri da 20 a 40 e così via. Io non so perché hanno voluto fare una cosa del genere. Certamente questa tappa, i primi 7 km del Peresoluto sono duri, non scende mai sotto l'8%. Poi quando si arriva all'incrocio con la stazione sciistica di Peresurd, la salita si fa un pochino più dolce per ritornare impegnativa sul finale. Le altre due salite onestamente non le conosco, avrei voluto farle ma non avevo tempo per andarci. O magari non avevi la gamba. Matteo, tu che sei corridore. Ma ragazzi, ma vi rendete conto? Ma vi rendete Sto conto? Parlando con praticamente. Un neofita che parla a un atleta, una cosa Matteo, tu che sei in attività, che cosa significa partire in griglia come le Gran Fondo? Ma significa che ti devi fare il segno della croce.
Guarda, in una tappa del genere l'ho fatto al Giro di Cina dove vinse Damiano Cunego. E si fece 60 km di gara. Di gara solamente, ma pure. Ma si partiva e si arrivava a 4200 metri di altitudine. Con le bombole d'ossigeno. Era qualcosa di pazzesco. Volta, qua i corridori la mattina faranno come minimo 70-80 km in bicicletta, perché parte la corsa parte alle 3 di pomeriggio. Il problema sarà per i velocisti. Anche il tempo massimo. Tempo massimo. Comunque, come diceva Maurizio, con ciclomulini o dietro la macchina sicuramente si riscalderanno prima. No, ma soprattutto mi incuriosisce questa partenza con le griglie. Perché Prudhomme mi disse che aveva contattato un giornalista italiano, un certo Enrico Giancarli, e gli ha detto, sai, su quella tappa, per renderlo un pochino più affascinante, farla diventare a griglia. Poi dicono a me, eh. Andiamo avanti con qualche altra cartina del Tour de France e poi dobbiamo salutare Maurizio Formichetti perché è molto stanco per la pedalata di oggi e deve andare a dormire. Carcassonne, Bagnères de Luchon. Maurizio, questa la conosci bene. Questa è una delle tante tappe importanti. Come vedi qua le salite sono quasi tutte alla fine. E il Portillone è una salita importantissima. È quella dura. Che hai fatto tu? Io quella che ho fatto io, sì. È durissima. Facci un esempio delle salite nostre di qua, tipo un passo lanciano da... No, tipo un letto manoppello. Un letto manoppello. Dura, veramente dura. Problema che ci sarà in discesa l'arrivo, di conseguenza se qualcuno non arriva completamente stravolto in salita può recuperare in discesa. D'altra parte, due anni fa il tuo grande amico Chris Froome vinse una tappa a Bagnères de Luchon scattando sulla salita del Peresurde dalla zona di Arrière e fece tutta la discesa e si classificò primo. Quella fu una grande vittoria perché lo portò già anche in maglia gialla. Chi la vuole commentare questa tappa dei nostri ospiti studio, questa un po' più classica delle tappe pirenaiche? Matteo, Umberto, Andrea, avete carta bianca? Diciamo che è una tappa all'inizio diciamo non facile ma abbastanza abbordabile, nel finale sai che cos'è, che durante un giro, un tour può sembrare di stare bene, invece poi quando inizia la salita le gambe fanno male, quindi molte tattiche non finali, si possono fare, perciò una zona arriveranno lì Carcassonne piene di pale eroiche eoliche, e di conseguenza vuol dire che c'è tanto il vento e poi quando uno fa un Tour de France, un Giro d'Italia, ci sono sempre le incognite. E poi essendo diciamo già dopo metà giro, la fatica si farà sentire sicuramente. Vediamo se abbiamo altre cartine, Danilo, che abbiamo preparato di qualche altra tappa importante del Tour. Sì, questa è l'altra tappa alpina, da Albertville alla Rosière. Qui sono salite tutte un po' più pedalabili, ma sono tante, Maurizio. Tappa anche questa abbastanza corta, 108 km. Praticamente faranno in 108 km faranno 4.000 metri di dislivello. Partono in salita, scendono, salgono, scendono e arrivano in salita. È una tappa importantissima, praticamente loro sulla Rosière saranno quasi al confine con la Val d'Aosta, perché da Borg San Maurizio a salire su al piccolo San Bernardo poi ti trovi subito alla Tuile dall'altro lato. Hanno fatto la tappa, l'hanno fatta al Delfinato, la stessa identica tappa. È vero, Garen Thomas andò. Queste sono tappe molto difficili anche per i primi in classifica, Matteo lo può confermare, basta mangiare un po' di più la sera. La mattina con una partenza così anche uno in classifica può partire un po' in gergo, come si dice, ingolfato, e fa fatica tutto il giorno e la gamba diciamo non avrà sicuramente buona nel finale. Oppure se mangi poco negli ultimi chilometri devi cercare di mangiare, diciamo il Team Sky per questo è molto leggevo un articolo, loro sanno le calorie che devono mangiare, quello che consumano, hanno tutto, lo stai studiando anche per il invece tuo lato? Quando noi quando guardiamo mangiamo, beviamo soprattutto beviamo. La tappa con la Spen Tourmalet, che tappa è che magari non l'abbiamo salvata, vediamo, poco prima di quella di Carcassonne, Danilo, guarda, no, questa è la tappa alpina, vai Danilo, ti do questa indicazione a fianco delle tappe pirenaiche, una delle ultime tappe, c'è il Col du Tourmalet, magari c'è. Trovala con calma la Spen Tourmalet e Obisque. Intanto io chiedo a Andrea Masciarelli se sta pensando nel suo lab dove fai biomeccanica, dove prepari tanti ragazzi, anche di preparare una tabella nutrizionale stile Team Sky, o è troppo complicato? Troppo complicato, ci vogliono gli scienziati.
sapere le calorie che consumano, tutto quello che mangiano, quello sono attrezzati, hanno cuochi, hanno dottori. Lo dovresti seguire da mattina a sera tutti i giorni per poi sapere, come dicevo, per preparare una gara. Una potenza economica troppo esagerata per un team normale. Matteo, tu quando fai un'uscita di 6 ore con 3000 metri di dislivello, più o meno quante calorie consumi? Te lo dice il tuo strumento? Sì, intorno alle 2005-2008. Sarebbero quanti piatti di pasta? 5. Ah, 5-6. Dipende da come lo condisci. Quello è il problema. Condimento. Te come ti piace? Matriciana? No. Carbonara? Anche. Sì. Perché no? Diego Martelli alla telecamera, che è esperto, dice 2. Allora, vediamo se... se riusciamo a vedere la tappa del Tour de France, che è l'ultima che ci commenta Maurizio, poi andiamo in pausa pubblicitaria e salutiamo Maurizio Formi. Dovrebbe arrivare. Come si chiama, Maurizio, la tappa? Non mi ricordo. È una delle ultime, Danilo. No, è una delle prime Pirenaiche, ultime, perché poi da lì partirà. Ultime del Tour, Danilo, c'ha tutte le sì, tappe del Tour. Diciamo, mi sembra che intorno al 19-20 di... Ventesima tappa. No, 19-20 luglio, perché poi 25-26 saliranno sull'Alpe d'Huez. Prima di vedere questa... Eccola qua, grande Danilo. Eccola qua. Bravo, sì. Danilo, perfetto, fantastico. La tappa da Lourdes alla Rune. Allora, Maurizio, qui ci sono, oltre le cotte in apertura, il Col d'Aspen, che è un colle storico dei Pirenei francesi. Sì, è stato insieme al Tourmalet il primo colle scalato nel 1910, quando è partito il Tour de France. Infatti ci sono dei cartelli inneggianti a questo ricordo. Faranno l'Aspen, che da questo lato è lungo e duro e soprattutto è molto panoramico. Poi scenderanno, non faranno a tempo a scendere, che dovranno girare a sinistra e salire sul Tourmalet. Questo è un versante, a guardarlo sembra più duro dell'altro versante, però diciamo che gli ultimi 7 km si equivalgono fra sia l'ascesa che la discesa. E poi sempre faranno un 40 km di discesa, arriveranno giù a valle e gireranno a sinistra e saliranno verso l'Obisque, ma prima dell'Obisque faranno il Col de Soler, che è una salita con l'8% di media, una salita durissima. Che non è neanche considerato come Gran Premio della Montagna. Non è considerato come Gran Premio della Montagna, perché si scollina, si scende e poi si va sull'Obisque. E diciamo che da Soler a Obisque non è difficile, perché ci sono 3 km di discesa e poi ci saranno 10 km di salita al 5% medio. La strada è abbastanza non perfetta da un punto di vista di manto stradale, si percorrerà anche una galleria chiusa al buio scavata nella roccia, e poi ci sarà la discesa, che qualche giorno fa era ancora in fase di lavorazione, era chiusa, ma penso sicuramente quando arriverà il Tour de France sarà riaperta. Diciamo che su questa tappa è la tappa chiave? Su questa tappa Nibali potrebbe dire la sua, perché la discesa che ti porta giù all'arrivo è veramente, veramente impegnativa e pendente. Matteo e Andrea su questa tappa, e poi salutiamo Maurizio Formichetti. Sì, diciamo, come ha detto Maurizio, la discesa finale sicuramente sarà a vantaggio di Vincenzo. Bisogna vedere come sono gli altri. Un altro pericoloso può essere Bardet, perché anche lui è uno che in discesa molto forte, è di casa e sicuramente farà bene anche lui. Mi volerà, come hai detto tu, Nairino Quintana, se sta bene il Condor Quintana su queste strade. Sì, poi la discesa sarà più a vantaggio di... Molte volte dipende anche da come scollina un corridore. Se scollina un po' al gancio, anche se sei un discesista, scendi male. Matteo, che dici su questa tappa e chiudiamo? Bah, questa tappa comunque sia sarà, come ha detto Maurizio prima, è una delle prime, quindi saranno tutti bene chi dovrà fare classifica e chi riuscirà a vincere questa tappa. No, questa è una delle ultime, attenzione, quest'anno si fanno prima le Alpi e poi Pirenei, eh? No. No. No, questa si fa il... Maurizio, fai il bravo, si fanno prima le Alpi e poi Pirenei. Non devo andare a controllare. Fidati, si fanno prima le Alpi e poi Pirenei. Quindi è una delle ultime tappe, una delle ultime occasioni per gli scalatori. Sì, per portare a casa la maglia gialla, qui si deciderà.
Tra l'altro due vette storiche, il Tourmalet e l'Aubisque, anche se nei loro versanti non più duri, ma comunque sono vette molto importanti. Noi stiamo per andare in pausa pubblicitaria e salutare Maurizio Formichetti, poi giro finale con i nostri ospiti. Prima di salutarlo, Maurizio deve dirci che avevo ragione io, prima le Alpi e poi Pirenei. Sto controllando. Prego, prego, controlla, abbiamo tutto il tempo, abbiamo Maurizio per controllare. Mi sono comprato un opuscolo in Francia appunto per capire... Quindi che facciamo prima? Non lo so, adesso stai controllando. Intanto torno da Umberto per tornare a parlare della corsa di Nereto e chiederti, ma sei un cicloamatore, perché venire a Nereto? Cosa risponde Umberto Capozzucco? Perché? Viene a Nereto perché trova un'organizzazione perfetta, il mio punto di vista. Trovando un'organizzazione perfetta, l'atleta, il concorrente viene ben volentieri a Nereto, anche perché ha un percorso che non è né dura né molto facile da farla. Ecco che potrebbe essere la valutazione perché un atleta può venire a Nereto. Anzi, io mi auguro, come tutti gli anni, una grossissima partecipazione. Non ci dimentichiamo che quella gara lì abbiamo avuto anche una partecipazione di oltre 200 concorrenti. La media è sempre, si aggira sui 150, quest'anno speriamo di superare questo limite di partecipazione. Andrea Masciarelli è invitato? Andrea Masciarelli non è che è invitato, lui è un ospite della manifestazione. Purtroppo sabato sono in negozio a lavorare. Altrimenti potevi vincere, Andrea. Diciamo che quest'anno ho fatto poche gare, ma il livello è molto alto, diciamo. No, gli sto preparando un Mi diverto triathlon. Con gli allievi. Gli sto preparando un triathlon a Silvia, ad Andrea. Lo fai, sì, Andrea? Sì, diciamo che il triathlon è una disciplina molto in evoluzione. Soprattutto in Abruzzo ci sono parecchi duathlon e triathlon che stanno crescendo. È vero che il prossimo anno non si farà quella... Pescara, nella lista degli Ironman, per il momento ancora non c'è. Hanno messo al Perché? Posto di... sesto anno, penso sia scaduto il contratto e... Sì. Il contratto. E quindi hanno messo un 70.3 in a Rimini? No, li hanno messo a Zurigo al posto di Pescara. Allora stiamo andando in pausa pubblicitaria. Abbiamo, siccome io sono una persona seria, ti riconosco che effettivamente è così. Saranno prima le Alpi e poi i Pirenei. Bene, Maurizio, riconosci anche peggio che... ancora, perché fare i Pirenei con in pieno caldo dopo sarà ancora più difficile. Oh, io vi ringrazio, vi auguro una buona Maurizio, estate. Sei in maglia gialla, quindi sei il leader di noi ciclisti. Per noi già hai vinto. Hai già vinto, noi andiamo in pausa pubblicitaria. Voglio augurare buona estate a tutti, ci rivediamo a settembre. Perché non vieni a trovarci le prossime trasmissioni? Siamo in vacanza tutti quanti, sto in vacanza pure io. Addirittura. E ti vai a allenare in montagna. Vado a allenare in montagna e così ti posso staccare. Ci faccio con una gamba sola con te, pubblicità. Eccoci, siamo tornati. Matteo, arrivo da te per chiederti un po' adesso quale deve essere la tua stagione da qui fino alla fine e quante speranze hai di poter rifare il meritato salto di categoria. Ah, questo è... Sottolineo devi... meritato, Matteo. Non lo devi chiedere a me. Però sottolineo meritato con il pennarello rosso e il punto esclamativo. No, comunque sia, una cosa che tengo a precisare è che punterò a fare un bel finale di stagione. E penso di essere competitivo già ad agosto, un impegno ad agosto, poi ci saranno delle gare a settembre, quindi penso di essere competitivo per questo finale di... Qual è la gara che ti piace di più di queste? Dove vorresti fare bene? Spero di fare le gare quelle in Italia a fine... Matteotti. Anche se non abbiamo ancora l'invito, però ti piacerebbe essere protagonista del Matteotti? Ti si addice, Matteo? Ma spostando la data, sì, prima la facevano a luglio, io con il caldo purtroppo non riesco a... 15 settembre, no, 22 settembre. 22. Ah, il 21-22 sì. Penso. Mm. Sì, come data ci siamo, settembre è un periodo che è adatto a me, quindi potrebbe andare bene, sì. Come caratteristiche? Il percorso? Il percorso è molto duro, quindi potrebbe essere... un buon trampolino. Poi, di tra l'altro con la nazionale italiana che secondo voci verrà al completo perché la settimana dopo c'è il mondiale di Innsbruck, quindi Cassani potrebbe provare proprio tutta la squadra a pescare in ritiro. Già ad oggi ci sono 5 squadre World Tour che hanno confermato la presenza, quindi comunque il livello sarà molto alto, anche per te potrebbe essere la giusta vetrina. Sì, anche perché vengo da un inizio di stagione dove ho corso particolarmente poco
e purtroppo dopo, quando mi andavo a confrontare con queste squadre al Giro di Croazia oppure all'ultimo che ho fatto allo Slovenia, comunque sia correvo con corridori che avevano fatto il giro e corridori che dovevano andare al Tour, per me eppure se mi alleno è difficile poi centrare un risultato. Però una tappa in Slovenia ti ho visto, quando ha fatto l'azione Roglic ti ho visto lì davanti, eh? Sì, ma mi manca sempre qualcosina, arrivo sempre ventesimo in classifica generale, però sappiamo tutti che non basta, bastano delle gare in più che faccio con dei campioni, prendi quel ritmo e ritorni a quei livelli, basta veramente poco. Che programma hai già sicuro di corse in estate? Abbiamo ad agosto in Romania, poi il Giro di Slovacchia e poi dovrebbero esserci le gare di quelle in Italia. Dove lì il ritmo è buono e anche una bella visibilità. E invece il programma di Andrea Masciarelli da qui fino a fine stagione? No, ho fatto questi due Ironman. Diciamo adesso un periodo che mi sto allenando un po' con gli allievi, quindi niente di particolare. Quindi non hai Ironman? Non hai Ironman? No, per il momento no. La biomeccanica come procede? Procede bene, e poi sto in negozio che comunque stiamo lavorando bene, quindi do una mano anche in famiglia. E che non guasta mai. No. E invece Umberto, vostro programma di organizzazione corse, Nereto sabato, ne abbiamo parlato diffusamente, poi? So, Nereto sabato, il giorno 14 ho un duathlon a Guardia Grele e sto preparando, come dicevo prima per Andrea, sto preparando un triathlon a Silvi, che sarà una cosa molto molto bella. Già il comune ci sta dando una mano per organizzare tutta la manifestazione, premi a volontà, grossi sponsor abbiamo dietro, perciò penso che sarà una grossissima manifestazione. Aspettiamo anche quelli, la partecipazione di tanti. Ma già ci sai dare la data? Prego? La data? La data, sì, 12 agosto. 12 agosto? 12 agosto. Andrea, non puoi tirarti dietro. Abbiamo scelto quella data appunto perché non abbiamo altre date di altre manifestazioni in quel giorno lì. Ma farai anche staffette, quindi chi vuole fare? Certamente, sì. Ma anche per i professionisti? Individuale, anche sì. I professionisti? Magari Matteo Rabottini può fare la staffetta? Lui è un obbligo a venire a fare la staffetta. Matteo, perché so che non sanno suonare. Perché dice che il nuoto ci vuole la barca. No, aspetta, la staffetta posso fare. No, la bici la faccio io, Matteo, tu fai il nuoto. No, allora con la piedi. Se la dobbiamo fare noi tre, io faccio la bici. Voi fate nuoto e corsa. Quella dice io, se Matteo vuole fare il nuoto, con la muta sta a galla senza fare niente. Non deve avere paura. Il 12 agosto a farlo con la moto non è che. Però io ho fatto parecchi Ironman in agosto è di... A nuoto? La muta è facoltà di 750 metri. Ah, facile allora. Ah, corta, 750. Sì, è uno sprint, non è una. Quindi lì non fioccano minuti. Comunque la salita facciamo fare Silvia Alta, da sotto e facciamo fare la salita. Silvia Alta, lì Matteo faresti un po' di fatica da tenere il passo. Meglio che nuoto, va. Meglio che nuoti. Umberto, invece nel ciclismo, Nereto sabato, poi? Poi niente, stiamo preparando altre manifestazioni, sto preparando il campionato regionale, sempre per la WISP a Casalbordino. Abbiamo una gara. Che si farà quando? Casalbordino l'abbiamo a settembre, adesso la data precisa non me la ricordo. E poi abbiamo delle manifestazioni a Luca de Marsi il 18 di agosto. Poi abbiamo altre date che adesso. Però diciamo che Nereto è il fiore all'occhiello del tuo calendario. Ma diciamo che la manifestazione è il fiore all'occhiello nostro, dove abbiamo la massima partecipazione, anche perché abbiamo altre gare tipo il trofeo di carnevale che facciamo a San Salvo, che è l'apertura nostra della WISP, dove lì c'è anche una partecipazione di oltre 200 concorrenti, conosciamo bene, anche perché è la prima gara della stagione, è una gara in pianura. Molti si vengono lì perché si cimentano per vedere le forze che hanno. Senti, parliamo in chiusura di Giulio Ciccone, perché è il nostro, con Dario Cataldo, miglior rappresentante del ciclismo professionisti, c'è chiaramente Giuseppe Fonsi. Insomma, la voce è sempre più insistente, Andrea, che Giulio, alla riapertura del mercato il 1 agosto, possa approdare in un team Pro Tour. Qual è la tua idea? Sì, sicuramente ha tante richieste. Diciamo che adesso lui credo pensi al mondiale, se Cassani crede in lui,
che comunque è andato forte dall'inizio dell'anno fino ad adesso. E vedremo. Qualcosa in giro già si vocifera, però aspettiamo il primo agosto e poi vediamo. Chissà che bello se dovesse diventare compagno di squadra di Simon Yates. Vediamo. Vero? Potrebbe suonare bene l'accoppiata Yates-Ciccone. Intanto nelle prime due settimane in salita facevano la differenza, quindi potrebbe suonare bene l'accoppiata. Diciamo che comunque è un ragazzo molto giovane. Con Mollema che pensa al tour? È un ragazzo molto giovane che piace a tantissimi team e la strada la troverà sicuramente aperta. Matteo, torno a te per chiederti cosa ti aspetti dalla prossima stagione. La prossima? La prossima non la vedo, penso a finire questa e poi a ottobre decideremo cosa fare. Tuoi obiettivi? Professional? Ci spero, un salto di qualità per me ci vorrebbe, perché comunque sia sono ormai 3 anni che vengo da un periodo di stop, ho pagato quello che dovevo pagare, quindi ho fatto 3 anni con questa squadra che comunque sia mi ha dato l'opportunità Team Meridiana. Team Meridiana mi ha dato l'opportunità di correre, di reinserirmi e spero di fare questo finale di stagione nel migliore dei modi per fare questo salto di qualità che poi potrebbe valorizzare tutti gli altri successi che verranno. Ma quanto manca per poter fare un titolo nei nostri telegiornali Il ritorno di Rabottini? Ma manca poco. Questo mi fa piacere. Manca poco, basta, come ti dicevo prima, basta che ricomincio a correre a riprendere quel ritmo e poi comunque la base c'è, perché quando vado qualche a correre... Qualche trattativa con qualche professional ce l'hai, Matteo, per quello che ci... Faccelo capire con un sorriso se non ti puoi esprimere. No, per il momento... Che bel sorriso. Per il momento non posso dire niente. Però qualche cosa, qualche rumorino all'orecchio c'è, dai, solo questo ce lo puoi dire. Per il momento no, aspettiamo agosto e settembre. Però invece del tuo no prendo per buono il sorriso spontaneo che stai facendo. E ti faccio un grande in bocca al lupo, Matteo, perché te lo meriti veramente, come faccio un grande in bocca al lupo a Umberto Capozzucco per l'organizzazione di tutta la sua struttura, sia per le corse in bici, sia per il duathlon che per il triathlon che vedrà Andrea Masciarelli protagonista il 12 di agosto a Silvi, giusto Andrea, profeta in patria? Va bene. Noi ci vediamo la prossima settimana, Andrea. Buon lavoro, perché ci vuoi mettere a credere che lavori tanto in negozio ma non ti alleni, ma un buon atleta invece si allena sempre e tu sei un buon atleta, ti alleni sì un po'. Ma diciamo che mi alleno molto di meno rispetto a qualche mese fa. Però vai talmente... Diciamo che non ho tanta voglia adesso. Vai talmente facile che... Sì. Grazie Andrea Masciarelli, grazie. Umberto Capozzucco, Matteo Rabottini, Maurizio Formichetti che ci ha salutato per un impegno qualche minuto fa, Diego Martelli alla telecamera, la regia di Danilo Cinquino, tornerà Paolo Durante giovedì prossimo, Beato Paolo si è fatte le sue 2 settimane di ferie, noi torneremo a dargli il nostro contributo, ma qui in postazione ci sarà Paolo Durante per la conduzione di Bici Monamur. Vi lascio con il nostro aforisma firmato da Anna Di Giorgio, una bella frase che riguarda il ciclismo. Ciao, buonanotte. Napoletani e torinesi, lombardi e laziali, veneti ed emiliani, gli italiani tutti, tante regioni per un'unica civiltà e per un unico cuore, attendono nel giro lo specchio nel quale riconoscersi e sorridersi.